Antonio Dembek, oggi la presentazione della ciclovia adriatica, progetto fantasioso o realtà? Qui in Puglia, o meglio nel nord della Puglia, siamo ancora veramente in alto mare. Altre regioni tipo l'Abruzzo, le Marche, l'Emilia Romagna invece si stanno dando molto da fare. Penso che nel giro di qualche anno potremo effettivamente avere una ciclovia molto lunga e tra l'altro veramente bella. Purtroppo arrivati a ridosso della Puglia, diciamo da Termoli in giù, c'è il vuoto più assoluto, dobbiamo arrivare a Margherita di Savoia per riprendere Termoli, Margherita di Savoia e quindi uscire dalla nostra provincia per riprendere tratti di piste ciclabili che dovrebbero essere messe a regime per unirsi l'una all'altra e quindi costituire un'unica linea. Come al solito una provincia lasciata un po' a se stessa, la politica forse disattenta in questi temi? Beh, io ricordo che andai a parlare qualche anno fa con i responsabili della provincia, sia i dirigenti che il presidente, e in qualche modo ritennero che la ciclovia, cioè che ci fossero ben altri problemi rispetto alla promozione di un turismo diverso. Per la verità, diciamo, io stavo prospettando un progetto di sviluppo per il futuro, loro erano fermi a gestire l'attuale, tra l'altro insomma vediamo che non che le cose siano molto migliorate sulle strade, quindi purtroppo i nostri amministratori non sono stati all'altezza di credere in un progetto in cui invece stanno investendo molto altre regioni. Tra l'altro ha già ha già individuato, cioè è stato già sostanzialmente su... Sì, è già stato tutto individuato, da Venezia fino a Santa Maria di Leuca, il percorso è già stato individuato dalla FIAB, sì. Solo qui in provincia di Foggia continua ad avere delle modificazioni perché diciamo le strade più idonee in realtà vengono risistemate ma non rendendole ciclabili e quindi l'esempio più classico è quello diciamo tra Manfredonia e Margherita di Savoia, diciamo è il percorso ideale. Purtroppo quando la provincia è andata a fare dei lavori non ha fatto altro che allargare la strada aumentando la velocità dei mezzi che la percorrono e quindi per noi ciclisti quella strada è veramente pericolosa e quindi la ciclovia ipotetica adesso è spostata all'interno, quindi non passerà più vicino alle attività ricettive, al mare, ma passerà 6-7 km qui all'interno ed è veramente un assurdo. E tra l'altro ha già avuto può già vantare sostanzialmente una passata esperienza, lei ha già percorso una parte di questa ciclovia, se non sbaglio che per il tratto che va da Pescara verso Ravenna. Sì, è un tratto che ho fatto con mio figlio, insomma, di 13 anni e quindi ho cercato di individuare quel tratto che fosse più praticabile. E quindi sì, ho voluto percorrerla per circa 400 km e devo dire che è veramente un percorso bello. Ci sono ancora dei tratti su cui si deve lavorare perché ci sono due asperità, quella del Conero e quella di Pesaro come altigrafia, però per il resto è veramente un percorso bello. Anche come interscambio con i mezzi pubblici, con i treni? Si viaggia benissimo, diciamo. Io ho raggiunto Pescara in treno, poi da Ravenna nel giro di 5-6 ore ho fatto il cambio da Ravenna a Rimini, da Rimini ad Ancona, Ancona a Pescara, Pescara Termini, Termoli Foggia, però c'è stata una coincidenza rapida, cioè sceso dal treno, erano tutti i treni locali che mi consentivano di portare le bici nel treno e quindi c'era sì il fastidio di dover scendere e risalire, però le coincidenze erano a breve, quindi si può viaggiare almeno su questo tratto di Adriatica comodamente. Ancora una volta nel centro-nord, quindi si dimostra che quando si vuole una cosa la si può ottenere, la si può fare. Non c'è paragone, cioè i treni che ho visto su, i treni moderni che sono quelli di cui ci stiamo dotando anche noi, hanno un gran numero di posti bici, addirittura diciamo uno degli ultimi che stanno impiegando in Veneto c'ha 24 posti bici per treno. Quelli che usiamo qui, diciamo per esempio quello delle ferrovie del Gargano per andare a Cagnano Varano, per andare a Calenella, ha tre posti bici, cioè, quindi siamo veramente, dobbiamo fare passi da gigante. C'è ancora molto da fare. Sì.